Abbiamo lasciato Bolzano e stiamo percorrendo la strada che porta verso Ortisei per arrivare alla Ionna, a 1100 metri d'altezza. Lì c'è una delle cosiddette scuole parentali. Pensate che sono circa 600 i bambini in tutto l'Alto Adige che sono stati tolti dalle scuole pubbliche per questa educazione parentale e nella maggior parte dei casi sono tutti figli di famiglie Novax. Lì c'è una mamma che accompagna i bambini. Siamo qua per la scuola parentale. Non è una scuola qua, ogni tanto arrivano i bambini. E... Ma tipo chi è che insegna ai bambini per capire? Nessuno. Cioè non si fa scuola qua? No. E loro che ci fanno qua, che dovrebbero stare a scuola e vengono con la cartella qui? La cartella, quella è solo dentro per mangiare, ma... si deve anche mangiare. Ah no? A un certo punto c'è la fame anche. No? Buongiorno. Fate qua. Non si può fare. Perché? Perché dico io. Ah. È perché non è territorio pubblico questo? Questo non è territorio pubblico, questo no. Questo sì però. Allora state qua. Noi non abbiamo proprio niente a che fare con una scuola. Ecco i bambini qui che... Buongiorno. Buongiorno. Papà? Io sono un papà. Quanti figli ha lei? 4. Lei non si pone il problema di mandarli alla scuola normale, diciamo così? Perché? La scuola l'ho fatta solo perché dovevo. Noi siamo uomini liberi. Ma quindi non siete vaccinati? Sì, anche voi siete lì. No. Nessuno vi obbliga di portare la mascherina qua. Però voi siete contro la mascherina? No, io non sono contro niente. Niente, neanche contro io il vaccino. Sono per la libertà. Contro il vaccino. Ognuno può fare quello che vuole. Se uno vuole farsi vaccinare, si faccia vaccinare, ma io non mi faccio vaccinare. Non sottosto a nessuna giurisdizione. Le tasse le paghi? Quale tasse? Nella legge non c'è scritto che bisogna pagare le tasse. Se questo è tutto normale, perché non possiamo riprendere qua dentro? Ma che cosa è normale? Questa scuola? Posso entrare sicuro? Certo, perché... vai. Eccola, la scuola parentale che non è una scuola. Un tendone bianco riscaldato dove si impara tutto su alberi, piante e montagne. Accanto una struttura con una stufa a legna, una dispensa e gli armadietti per i bambini. Nessuna mascherina, nessun tampone e poi a pranzo un grande tavolo dove mangiare tutti insieme. Hanno detto che siete Novax, è vero? Allora? È un problema? Io sono sano, cosa vuoi di più? Ma tu perché sei contro il vaccino? È buono. Il vaccino? Sì. È cattivo? Sì. Lasciate questi bambini in pace. Perché si sono moltiplicate tutte queste scuole qua in Alto Adige, assessore? Questo è un fenomeno che secondo me è culturale, nasce principalmente nella popolazione di lingua tedesca. Ci sono delle famiglie che sono fondamentalmente Novax, no controlli, e piuttosto che mandare i ragazzi in un istituto dove chiediamo anche dei test volontari proprio per mappare, cioè praticamente tamponi che i bambini, sì, si devono fare, che non è obbligatorio, che non è obbligatorio neanche, no, è facoltativo. Questo ci serve proprio anche per mappare, per avere maggiore sicurezza, uno screening, esatto. Ecco, ci sono dei genitori che sono contrari anche a questo tipo di controllo, li mandano a scuole parallele. Il vaccino è un'opportunità, quindi il più possibile i ragazzi, le ragazze, i genitori si devono vaccinare.